Enrico, per l'ennesima volta si rinasce, però questa volta si rinasce partendo dai tifosi, dalla gente. Ma diciamo che la gente ha avuto sempre un ruolo quando si è dovuti ripartire. Questa volta è qualcosa di diverso perché, come dicevo nell'intervento in sala, noi abbiamo avuto una nemesi negli ultimi anni che ci ha messo nelle condizioni di non esistere. E quindi la ripartenza è una ripartenza più difficile per certi versi, più sofferta, ma più partecipata. Questa è una rinascita partecipata. Perché? Perché parte da un momento di ribellione, un momento di sconforto. Quindi quando 2 giorni fa noi stavamo provando a recuperare un titolo e c'erano altri che stavano provando a recuperare un titolo che poi era lo stesso titolo, e ieri credo che alle 14 le due realtà si sono incontrate e sono stato io a dire evitiamo le aste perché ci interessa, noi vogliamo tutti la stessa cosa. E quindi tutto è diventato molto più rapido e non ci dimentichiamo che la realtà che abbiamo acquisito deve disputare 2 partite di Coppa Italia in un girone che le disputa nella penisola sorrentina. Quindi bisogna attivarsi per questo. Avuto l'ok dal comitato, però viene fuori la necessità di essere presente sul territorio, non solo con l'entusiasmo. L'entusiasmo deve essere di supporto a quelle che sono delle realtà dirigenziali che oggi sono inesistenti. Credo che l'invito che coloro i quali hanno portato avanti questa cosa è quello di rivolgersi a persone che hanno voglia di sacrificarsi, perché fare il dirigente di calcio, ve lo dice uno che lo ha fatto per troppi anni, significa sacrificio. Va rapidamente costituita una società, che ovviamente non significa società all'infinito. Oggi deve gestire questo tipo di cose. Poi con possibilità di accrescimento, anche perché non ci dimentichiamo che questa è una specie di stand-by limitatamente alla stagione calcistica 217-218, bisogna lavorare anche per il 218-219. Con cambi di denominazione sociale, società molto più complete, anche perché? Perché io ritengo che bisogna sforzarsi di abbandonare questa valle di lacrime il più presto possibile.